Salve a tutti, siamo in un momento di pausa forzata per il calcio e non solo, e ci dà modo questa pausa, se non altro, di così fare qualche riflessione sulle nostre attività. Devo dire che, pur non essendo un tipo né apprensivo né pessimista di natura, ho da subito vissuto con preoccupazione questa fase qua, ho da subito avuto la sensazione che fosse grossa difficoltà per il nostro mondo di calcio dilettantistico trovare una soluzione immediata e una ripartenza immediata. Davo quasi per scontato che il campionato non sarebbe ripreso fin dalle prime settimane che si è fermato, e devo dire che purtroppo così ho avuto ragione in queste mie previsioni. Dirò di più, io vedo difficile anche la ripartenza a settembre, anche se non è nemmeno ancora ufficiale in maniera proprio completa la sospensione di quest'anno, ma è, diciamo, oramai accertata. Sarà da vedere come riprenderanno i prossimi campionati, si parla di una griglia per possibili ripescaggi, di non dare nessuna retrocessione, ma quelli sono problemi secondari. E mentre invece, pensando a quel che sarà la possibile ripartenza della prossima stagione, Mi dà da pensare, perché se uno pensa alle scuole che dovranno ripartire con mille attenzioni dal distanziamento sociale a turni per diciamo non far entrare e uscire insieme i ragazzi alle stesse ore, insomma tutte queste azioni qua, immaginare che poi agli stessi ragazzi sia concesso nel pomeriggio di andarsi a allenare tutti insieme in uno sport di squadra, di contatto, con spogliatoi che per le nostre realtà non possono garantire sanificazioni continue e tutte le tutele del caso. Ecco, trovo che queste due cose, grossa difficoltà nel ripartire con l'anno scolastico, abbinata a poi un'eventuale facile ripartenza invece nel campo del nostro sport dilettantistico, sia una cosa, diciamo, decisamente difficoltosa. I pensieri sono tanti e devo dire l'immagine che ho è che il nostro mondo dovrà in qualche modo cambiare, e non dico tanto adattarsi, perché penso che sia un mondo che non può adattarsi a questo stato attuale. Col virus in circolazione è difficilissimo che riparta il calcio dilettantistico. Le società non hanno la possibilità di adempiere a tutte le attenzioni richieste, e lo sport poi è una cosa che si fa quando si sta bene, quando tutto funziona, quando tutto gira, allora arriva anche quello. Se è tutto fermo o comunque tutto in difficoltà, diventa anche difficile immaginare qualcosa di positivo verso il nostro mondo. Io sono straconvinto di una cosa, che più di che di ripartenza si tratterà di una nuova partenza, sono convinto, anche basata su un nuovo spirito, perché se dal lato giocatori ci saranno alcune difficoltà, ancora più gravoso sarà il compito di reinventarsi da parte dei dirigenti. Sarà probabilmente una fase di difficoltà anche nel lavoro per tutti, sia economico sia di stress, di preoccupazioni, e sono convinto che anche il nostro calcio ultimamente era diventato un pelino troppo pesante dal punto di vista dell'impegno, dell'attenzione che dovranno fornire anche dirigenti e società. Secondo me si dovrà tornare, perlomeno per la prima fase, a un qualcosa di un pochettino più gioioso, un pochettino più ludico, nel senso tornare ad avere proprio la sensazione del gioco, senza inseguire negli stratagemmi, nel modo di portare avanti le cose, un calcio professionistico che speriamo vada poi avanti su altri binari. Sono convinto che ci sarà una selezione, purtroppo anche a livello di società ce ne saranno alcune messe in difficoltà dal punto di vista economico. Sono altrettanto convinto che altre saranno anche in difficoltà dal punto di vista proprio umano, della presenza, perché ci saranno parecchi lavoratori, soprattutto il piccolo imprenditore, che dovranno talmente dedicarsi anima e cuore a una ripartenza delle loro attività, che difficilmente avranno mezzi e tempo da dedicare a tutto sommato quello che deve essere un piacevole passatempo, un divertimento o una passione. Io ho una speranza, che tutto questo riporti il nostro calcio a situazioni che secondo me erano vissute in maniera positiva fino agli anni 70-80, che poi hanno preso una declinazione
diciamo eccessiva dal punto di vista appunto delle preoccupazioni, devo dire anche forse dell'impegno. Insomma, tornare a vivere il calcio dilettantistico un po' più da dilettanti, in maniera sana, positiva, che non è di serie B rispetto a un approccio più professionale, che sovente però è penalizzante o comunque mal vissuto. Stiamo vivendo sicuramente un momento storico che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vivere. Questo virus, classificato Covid-19, è di fatto presente in quasi tutte le nazioni del mondo, compresa l'Italia, dove ha creato non pochi problemi alla sanità, è stato quindi devastante. E per questo motivo il mio primo pensiero va alle famiglie dei morti che questo virus ha creato. Sono ormai circa 60 giorni che noi siamo chiusi in casa, è venuta meno la nostra libertà. Oltretutto non c'è possibile neanche incontrare i parenti, quindi i nostri genitori, i nostri figli, i nostri nipoti, e questa è la cosa più pesante. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, lo trovo altrettanto devastante, sia come l'aspetto sanitario, perché ci sono parecchie industrie, medie o piccole, parecchi negozi al dettaglio, che sono in sofferenza. E quindi, essendo in sofferenza, vuol dire che sono almeno un paio di mesi che loro non fatturano. Questo vuol dire non incassare. Non incassare vuol dire forse non riuscire ad aprire quando ci sarà il via libera. Oltretutto sono già partiti i licenziamenti. Questo vuol dire che parecchie famiglie non hanno sostentamento. E questo, secondo il mio parere, è devastante, almeno come l'aspetto sanitario. Ma il mio pensiero oggi va principalmente ai giovani delle scuole calcio, quindi questi bambini che fino a ieri avevano la loro attività scuola calcio, si sono trovati di colpo relegati in casa, quindi chiusi, senza poter uscire e senza poter andare al campo ad incontrare i loro amici, i loro compagni di squadra e i loro istruttori, una figura importante per la loro crescita. Quindi capisco anche le difficoltà dei genitori nel far capire loro questo momento, farlo accettare, farlo comprendere. Non sarà sicuramente stato facile. Vedi, il calcio è uno sport di gruppo e i giovani crescono con queste qualità che loro hanno nell'affrontare i problemi a livello di gruppo. Quindi è fondamentale la socializzazione e anche la condivisione dei loro problemi, quindi commentano gli allenamenti, commentano le gare, commentano comunque tutto ciò che avviene durante la loro attività. Quindi è un momento in cui viene a mancare, sicuramente una carenza per loro, che hanno sicuramente sofferto in questi due mesi. Quello che posso dire loro è che sicuramente devono pazientare ancora un po'. Già da lunedì probabilmente ci sarà qualche liberazione in più, quindi potremo andare nei prati a giocare, quindi o con papà o con mamma, quindi potrebbero giocare un po' con loro. Sicuramente i loro istruttori gli avranno dati degli esercizi per così migliorare il loro aspetto di tecnica di individuale, magari qualche esercizio per sviluppare le capacità motorie, quindi insomma potranno sfogarsi un po' di più. Per il resto pazientiamo ancora. Detto questo, per quanto riguarda noi invece che siamo dilettanti, noi l'ultima gara l'abbiamo fatta il 23 di febbraio. Da allora sono 10 settimane di stop. Inizialmente pensavamo ad una ripartenza, quindi non sapevamo quando saremmo ripartiti. Poi subito dopo ci hanno chiuso la possibilità degli allenamenti di gruppo, quindi ho pensato di trasmettere loro degli allenamenti individuali, ma neanche due o tre giorni dopo hanno bloccato anche quelli. Quindi il blocco è stato completamente totale. Non so cosa succederà del nostro campionato, le voci sono quelle che non ripartiremo più, ma questo sicuramente poco importa per tutto quello che viene a mancare, perché il ritrovarci negli spogliatoi, poter parlare, ritorno all'aspetto sociale, e per noi condividere certi momenti, sudare in campo, è veramente un qualche cosa che non si può non capire
cosa vuol dire in questo momento non poterlo fare. Cosa posso dire? Io posso solo più fare gli auguri a tutti quanti che possa concludersi quanto prima e ritornare alla nostra vita standard e ritornare quanto prima a quello che è per noi la nostra passione più importante. Un saluto a tutti.